Buongiorno amici, buongiorno amiche. Nuovo giorno, nuovo video. Siamo qui con questo box per avere nella vostra automobile YouTube e Netflix, ma anche altre cosette che ora vi spiegherò. Lui, quando lo inserite, appare questa schermata e nella vostra automobile, almeno nella mia, appare questa schermata. Nonostante io sia connesso con un telefono Android al box, la mia automobile vede il box come se fosse un'unità Apple iPhone, e quindi di conseguenza quando la vostra automobile riconosce collegato un dispositivo Apple iPhone non potete utilizzare le funzioni telefoniche dell'automobile, quantomeno non le potete utilizzare al volante, ma dovete utilizzare Android Auto oppure la telefonata via Bluetooth. Comunque dovete utilizzare lo schermo. Inoltre qua, anche se io sono collegato a Spotify tramite Android Auto, qua non vedo le copertine Spotify. Se invece sono collegato con Android Auto via cavo in modalità classica, qua vedo le copertine Spotify, ma vedendo lui un iPhone che non c'è, la conseguenza è che appunto la vostra automobile reagirà come se voi aveste collegato un iPhone, anche se in realtà siete collegati con un Android, come nel mio caso. Ricordate sempre che la vostra automobile deve avere la predisposizione a CarPlay via cavo. Se siete predisposti, la vostra radio è predisposta a CarPlay via cavo, potete utilizzare questo box che costa, vi anticipo, meno di 40 euro, ma parimenti potete utilizzare i box che costano 200 o 300 euro, che fanno più cose, ma che comunque verranno sempre visti dalla vostra automobile come unità CarPlay. Fatta questa premessa, visto il launcher, vediamolo un attimo da vicino. È molto solido, molto ben costruito, sembra metallo e vetro. Qui ho inserito una SD per espandere la memoria, perché la sua memoria in effetti è un po' scarsa. Siamo a soli 16 GB, di cui 8 vengono subito occupati dal sistema, quindi ne avete a disposizione solo altri 8, mentre con la SD ne avete chiaramente di più. Non ci sono pulsanti, c'è questo LED, trattiene molto le ditate, però non è grande, è veramente ben costruito, è una costruzione premium. Quello che mi ha deluso è il cavo, perché il cavo in dotazione mi dava problemi, cioè io collegavo il box all'automobile, questo viola è il cavo in dotazione, io lo collegavo alla mia automobile e non partiva il launcher. Mettendo invece un cavetto da 2 euro della Ugreen, ora ho risolto questi problemi. Quindi attenzione, se lo comprate, comprate anche un cavetto della Ugreen da 2 euro, perché altrimenti rischiate che non vi funzioni. Allora, con meno di 40 euro voi vi portate a casa Android Auto Wireless, CarPlay Wireless, Netflix in movimento, YouTube in movimento, cosa che entrambe non potete fare attraverso Android Auto o CarPlay. Altre app non le potete installare, uno perché non c'è il Play Store, due perché io ho provato a farlo ma mi dà sempre un errore. Nonostante io abbia messo le applicazioni in una SD, quando provo a installarle mi esce sempre un messaggio di errore. Questo è un vero peccato, perché altri box invece permettono l'installazione di applicazioni di terze parti. Vediamo, ora sta tentando di installare, vedete, mi dice non riuscita, ma ho provato con varie app e tutte mi hanno dato lo stesso risultato. Quindi questo è il vostro mondo. Io l'ho collegato alla wifi della mia automobile,
quindi voi, non avendo lui un vano per la SIM dati, gli dovete dare il segnale o attraverso il tethering dello smartphone o attraverso una fonte esterna, come nel mio caso la Wi-Fi dell'automobile. Calcolate però che utilizzando il tethering occupate il Wi-Fi del telefono e quindi vi cadrà la connessione Android Auto o CarPlay, perché loro utilizzano Wi-Fi e Bluetooth in combo, va bene? A parte questo, lui funziona veramente bene, è possibile riprodurre i video anche in movimento presenti nella SD o nella memoria del box. Vediamone uno. Vedete, è partito velocemente con l'audio sincronizzato senza problemi di visualizzazione. Parimenti vi potete vedere un film, un video musicale presente nella SD o nella scarsa memoria del box. Quanta RAM ha non sono riuscito a capirlo, però secondo me ne ha un paio di gigabyte. Quindi 2 GB di RAM, 16 GB di memoria interna, per meno di 40 euro è un affare. Unico limite, dovete cambiare il cavetto, perché quello in dotazione a me ha dato problemi. Non potete installare altre app perché non ha il Play Store, non ha la possibilità di installare altre APK. Però per meno di 40 euro vi metterò il link in descrizione. A mio parere è un affare clamoroso. Vedete anche gli aggiornamenti OTA, però questi sono gli aggiornamenti delle app, non del firmware del box, perché non è possibile aggiornare il firmware del box, o quantomeno a me non ha trovato aggiornamenti. Vedete com'è scattante? Ah, ecco, sì, vedete, lui ha un aggiornamento del software a settembre, luglio, quindi penso che non ne riceva altri. Però vedete, abbiamo fatto le operazioni scattanti senza particolari problematiche. Quindi a mio parere, lo metterò nel titolo del video, ha un prezzo clamoroso per quello che fa. Abbiamo detto direi tutto. Restate connessi, iscrivetevi al canale, se avete le domande fatele nel box dei commenti, così ci aiutate ad ricevere altri prodotti e avere altre recensioni oneste, perché come vedete io vi ho detto pregi e difetti. Non mi piace quando sento dire solo i pregi di un prodotto e mai i difetti. Va bene? A presto, ciao a tutti.